Ciao a tutti. Oggi siamo a Gressoney. Stiamo andando a vedere un castello. Non so se ci arriveremo. Il castello di Savoia. Aggiornamento, ci siamo persi. Nessuno l'ascoltava, aveva ragione lei. Stavolta il mio sesto senso stavolta era giusto. Non sbagliava, e sbagliava lui. Hai visto quella mia? Sta facendo finta di niente. Bella. Ah, è vero, c'è una mucca. Non si vede nulla. Vediamo se riusciremo ad arrivare, speriamo. Comunque volevo farvi vedere che in questo posto è pieno di mucche. Ovunque mi giro ci sono delle mucche. Infatti, guardate qui. Ah, vi volevo far vedere anche questa cosa. Il suo magnifico zaino. Dai, non corri! Tutto il giorno così. Tutto il giorno! Come sculetti. Altre mucche. Aggiornamento, ci siamo persi per la seconda volta. Stai andando dalla parte sbagliata. Continuiamo a seguire le persone sbagliate. Andiamo a seguire la mamma. Ma segui noi. Comunque, al castello. Comunque, stavo cercando di dirvi che al castello alla fine non siamo entrati perché c'è troppa coda, ma abbiamo prenotato. Ma abbiamo prenotato per le 3:30. E sei mi stai insultando perché continua a fare video. Sta inquinando la montagna col 5G. Dai! Quindi. Dai, sto documentando tutto. Quindi, adesso andiamo a vedere un laghetto. E poi alle 3:30 torneremo qua a visitare il castello proprio dentro. Amore. Grazie per il fiorellino. Ciao! Ho paura. Amore, non ti cagano di striscio proprio. Ciao! Lei mi sta guardando un po' storta. Siamo quasi arrivati al lago. Lago Gover. Vai, documenta tu, scusami, E niente, panorama di Gressoney. Stiamo facendo il percorso a piedi per il lago Gover. Abbiamo fatto delle foto bellissime qui con questo panorama. Se volete vederle, sono su Instagram. Speriamo di trovare l'acqua nel lago. Tu? Sì. Arrivati! Poi abbiamo fatto il picnic e lui ha fatto questo e abbiamo mangiato le pizzettine in riva al lago, che da qua non si vede e c'è vento, però si sta bene. Adesso andiamo al bar a bere un caffettino, a fare la pipì. Lui vuole il gelatino, io no perché sono piena come non so che cosa, e poi ci incamminiamo verso il castello perché alle 3:30 abbiamo la visita e sono già le 2 e ci mettiamo 40 minuti a fare tutta la strada di prima. Abbiamo visitato il castello, che ho scoperto che era il castello dei Savoia, in particolare della regina Margherita, che è stata la prima regina d'Italia. E in pratica questo castello era un regalino, un ospizio che gli ha fatto suo marito. Ed è molto bello. Mi è piaciuto un sacco anche la storia che ci ha raccontato la guida, super interessante. Comunque, siamo arrivati finalmente nella nostra casetta, in cui alloggeremo solamente questa notte. Questa qua è la parte sotto, dove dormiranno mia mamma e il suo compagno. Infatti noi siamo di sopra, che è la parte migliore. Però qua c'è il bagno, che è per tutti. Che guardate com'è tutto carino, sembra la casetta degli gnomi. Io. E la doccia al pezzo forte, perché è tutta di pietra. E c'è anche il coso per sedersi. Però c'è bellissimo, mi piace un sacco. Qui c'è una finestra che è veramente mini, cioè sembra veramente la casa degli gnomi. Ah, e tra l'altro a proposito di gnomi, guardate qui fuori. C'è uno gnomo veramente. Ciao.
Comunque anche fuori è tutto di legno e là c'è la terrazza dove faremo colazione domani mattina. Bellissimo. Saliamo di sopra, che è una specie di soppalco, sempre tutto di legno. Ecco, sopra è letteralmente una casetta di montagna che mi dà proprio senso di accoglienza. Qua dormiremo io e il mio ragazzo, separati da questa presa, perché io volevo unire i letti, ma non si può. Vabbè. Qui abbiamo anche il soffitto con vista a montagna. Il soffitto, la finestra volevo dire, vabbè. E anche di qua ne abbiamo un'altra, sempre con la vista a montagna. E di qua c'è sempre il bagnetto degli gnomi, perché è veramente strabasso. Cioè, tipo, lì prima qua ha picchiato la testa, perché in realtà anch'io la picchio, cavolo, l'ho scoperto ora. Luce, che è stranissima. Ok. Qua c'è pure la tendina da tirare per avere la privacy durante la notte quando ci scapperà la pipì. Però è veramente molto carino. Adesso facciamo la doccia, sono già le 6:30. Ci vestiamo per stasera e andiamo al ristorante. Comunque oggi mi sono un po' bruciata il naso. Perché sono orribile? Che cavolo c'ho in testa? Fantastico. Io mi sono abbronzata oggi. C'ho il naso bordeaux. Noi siamo pronti. Abbiamo fatto qualche TikTok. Vero amore? Sì. Ti ho insegnato a ballare. Adesso andiamo a mangiare al ristorante perché sono già le 8. Alla fine avevo messo la maglietta bianca, ma mi sono cambiata, ho messo il top nero perché avevo troppo caldo. Ciao. Anche lui tutto nero, oggi total black. Dai! Buongiorno! Oggi è domenica 16 o 17? 17 luglio. Stamattina ci siamo alzati. No, quanta gente! Dicevo, stamattina ci siamo svegliati alle 8. Abbiamo fatto colazione alle 8:30. Adesso siamo qui a Brusson. Di là c'è il lago di Brusson, ma è pieno di gente, quindi siamo venuti un po' più in qua. E sono già le 11. Adesso abbiamo prenotato il ristorante per oggi e stiamo andando a fare un'altra passeggiata, perché sono le 11, abbiamo prenotato il ristorante per 1:15. Quindi, siccome il lago è pieno, andiamo più tardi, dopo mangiato. E adesso ci facciamo una passeggiata di qua, che abbiamo visto che ci sono i cavalli, e io e Lia, il mio ragazzo, vorremmo fare una passeggiata sul cavallo. Ma non so se si può. Vabbè, adesso vedremo.